Avete preso Solcia, a breve arriverà l'ufficialità anche di Di Marco, ma è notizia di oggi che abbiamo rilanciato, e non so se puoi confermarcela, lo Duca è un calciatore che farà parte della prossima rosa del Francavilla. Sì, esatto, Dennis. Lo Duca ha proprio firmato oggi, verrà ufficializzato entro domani, dopodomani, è un ragazzo molto interessante che abbiamo preso da QGD. E siamo riusciti anche lui a strappare a un po' di squadre. Questo è merito anche del lavoro di scouting fatto già a fine maggio, metà maggio, fine maggio, e che adesso sta, diciamo, avendo i suoi frutti. Di Marco, un giocatore che poi scoprirete, secondo me, di un gran talento e avrà un gran futuro, secondo me. E Solcia è un 2001 importante, non per niente del settore dell'Atalanta. L'anno scorso è stato protagonista a Seregno, nonostante un campionato difficile, si è ritagliato un ottimo spazio e sicuramente ci dà una grande mano. Stiamo ragionando col mister su quelle che sono le caratteristiche più idonee per fare il suo calcio e quindi sicuramente in mezzo al campo arriveranno dei giocatori importanti. L'ultima domanda, direttore, poi ti lasciamo anche perché sappiamo che non sei in Puglia. Per quanto riguarda Pierno, ci sono possibilità che resti a Francavilla? Stiamo parlando con il ragazzo. Sicuramente ci possono essere questa possibilità, anche perché Pierno l'anno scorso insieme a Ingrosso hanno fatto un gran campionato. La differenza è che Ingrosso era un giocatore di proprietà e infatti grazie al suo gran campionato la società ha fatto anche una gran bella plusvalenza e quindi era giusto dare questa possibilità al ragazzo di fare un passo in avanti.